finalmente, per la gioia di tuo figlio, facciamo il sai che bon, però il riso. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi finalmente... E ciao, dice Enzo, perché oggi il protagonista è lui. Come avete visto, Enzo sta prendendo sempre più piede nella programmazione del canale. Abbiamo cambiato il logo, oramai c'è anche lui che simboleggia la K. Noi siamo i due cuori, amore mio. E quindi abbiamo voluto, proprio per il suo battesimo ai fornelli, ascoltare una richiesta del nostro piccolino. E indovinate, indovinate cosa ci ha chiesto di fare? Sì, sai che bon, sai che bon. Sai che bon, voleva il nuovo riso alla cantonese della sai che bon. L'ho comprato, l'ho preparato, l'ho assaggiato, l'ho buttato, dopodiché l'ho rifatto. Bene, e quindi, se anche tu sei una madre tormentata dal figlio che ti chiede il sai che bon, allora sei qui, nel canale giusto e stai vedendo il video giusto. E quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa questo lavoretto per la festa della mamma. Non è così. Ah, questo sai che bon. Allora, no, venite con me in cucina che vi faccio vedere come creare il sai che bon riso alla cantonese, ma con ingredienti genuini. Pronti ragazzi per la ricetta del sai che bon? Sì, sì. Allora, non mangiarti tutti gli ingredienti, se no non possiamo fare il sai che bon, va bene? Okay. Sai che bon. Allora, oggi facciamo il riso alla cantonese della sai che bon. Veramente. L'abbiamo già mangiato. Come si chiama? Ribattezzato come? Sai che buon? Sai che buono oppure sai che home? Visto sai che home! Oppure allora, sai per gli amici più, sai che i più affezionati alla mamma ombretta, sai che ombre? Sai che ombre? Va bene quello. Allora, speriamo che non faccia sai che schifo. Vabbè, basta, è buonissimo. No, è fermo e basta. Basta! Allora, cosa ci occorre? Per 4 persone, basta. 300 grammi di riso basmati, un uovo, 100 grammi di trito per soffritto. Io questo me lo faccio e lo surgelo, e ci sono carote, sedano e cipolla, molto semplicemente, in quantità più o meno variabile, adesso non so quanta cipolla, però lo vendono uguale fatto, già surgelato, quindi decidete voi se volete comprarlo al banco dei surgelati, vi costa un botto, o farvelo voi una volta ogni 2 mesi. Io lo preparo, poi metto i bustoni in freezer. 80 grammi di pisellini fini, questi sono quelli Findus surgelati, un pizzico di sale, un pochino di dado vegetale. Ragazzi, oggi è il Knorr, se lo avete bio è meglio, se lo avete fatto in casa è bellissimo. 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva e 80 grammi di prosciutto cotto a dadini, questo è affumicato tra le altre cose. Lo sto mangiando io. E lo sta mangiando tutto Enzo. E poi dell'acqua. L'acqua non ve la quantifico, deve superare di 2 dita la... Ma come, 2 dita così? No, 2 dita così, 2 dita in orizzontale. Due. Lo spessore degli ingredienti dentro la pentola. Andiamo subito. Come prima cosa ci serve il piatto del microonde, una ciotolina e sbattiamo l'uovo con un po' di sale. Dobbiamo fare una mesta frittatina. Dico mesta perché ci sarà soltanto come ingrediente uovo e sale. Naturalmente, essendo un sai che bon, andremo in velocità, quindi noi faremo tutto al microonde. Come il sai che bon originale. Nel senso, si riscalda l'acqua al microonde e si versa. Sì, sì. Versiamo e mettiamo questa mesta frittatina, proprio che fa bene. Allora, certo, sembra... Non è il massimo, però poi vedrete che nel sai che bon è buona. In microonde finché non si cuoce. Il mio ci sta circa 3 minuti alla massima temperatura. Mentre nel sottofondo sentite il microonde, noi andiamo a creare il nostro sai che bon. Mettiamo il nostro riso. Riso. Tutti e 300 grammi. Un pizzico di sale. Il nostro trito per soffritto. I pisellini, ve l'ho detto che i pisellini sono 80 grammi? Beh, ve lo dico adesso in caso. E poi mezzo dado che sgraneremo all'interno del composto. Quindi non lo lasciamo intero, lo facciamo così in fiocchetti. Versiamo l'acqua quasi all'orlo. Io dai.
mi raccomando, superiamoli ben due dita l'orlo. Quindi questa va tutta piena. Così. Voilà. A questo punto metto nel microonde per 12 minuti alla massima potenza, no grill naturalmente, solo microonde. Però prima aspettiamo che la frittatina sia pronta. Frittatina pronta in 3 minuti, adesso infiliamo in microonde alla massima potenza per 13 minuti il nostro riso con le verdure. L'importante è che l'acqua sia tutta asciutta, quindi può essere che il vostro fornetto ci stia di più. L'importante è che tutta l'acqua si asciughi e secchi abbastanza il riso. Vado e tagliamo a dadini, anzi a striscette, così la nostra frittatina. Se voi aveste visto quella del Sake Bon, ragazzi, rabbrividiamo. Sia la frittatina che il prosciutto immangiabili, cioè io non li avrei consigliati, infatti a Enzo li ho scartati tutti. Frittatina ridotta in micro pezzettini molto molto sottili e molto molto asciutti, e adesso aspettiamo che il riso sia pronti, sia pronto. E dopo, stasera ci ha impiegato di più perché era di più il riso, 20 minuti circa, il nostro risotto è pronto. Visto quanto è cresciuto, adesso cosa faccio? Lo verso all'interno di una ciotola più grande. Adesso prendiamo l'olio e versiamolo a crudo. Nel Sake Bon originale l'olio è semplicemente di oliva, noi qui lo stiamo mettendo extravergine ovviamente, quindi versiamo gli altri ingredienti, prosciuttino e frittatina, e amalgamiamo ben bene il tutto. Adesso lasciamolo raffreddare, quindi buon riso alla cantonese a tutti, naturalmente però non così a mo' di pappone del cane. Prendiamo un bel piatto da portata che sia adatto anche... Mi piace la versione pappone del cane. Che no, perché mi hanno detto del pollo che era orribile, l'insalata di pollo, perché l'ho fatta vedere così nella... Orribile! Nella sua versione integrale. Anche l'occhio vuole la sua parte, giustissimo. Bene, voilà. E quindi donne, se non vi piace il Sake Bon ma volete preparare un riso veloce, un risotto buono, sano e simpatico, adatto a tutti i palati, quindi dal bambino senza denti al nonno e alla nonna senza denti, preparate questo nostro Sake Bon, Sake Home, Sake Ombre, fatto in casa, e diteci cosa ne pensate. E mo vi lasciamo alle foto. Brava. È buonissimo, provatelo, diglielo Enzo com'è. È buonissimo, provatelo. Ciao. Avete visto com'è bello, com'è genuino, com'è sano un Sake Bon? Veramente ci vogliono 10 minuti al microonde, 15 minuti al microonde, e farete anche voi un Sake Bon, però naturale, almeno con ingredienti che conoscete sicuramente voi. Sì, anche perché il Sake Bon originale, quello che ho assaggiato io, aveva il prosciuttino di un colore marrone e non mi sono azzardata ad assaggiarlo, e sapere che là dentro c'era l'uovo frammisto così tra il riso messo liofilizzato mi faceva un pochino impressione. Ma questo è un mio pensiero personale. Un po' schifo, usa le parole giuste. No, è un mio pensiero personale. Magari ci sono persone che lo mangiano e che lo gradiscono, invece io non l'ho gradito per nulla. Allora ho preparato un Sake Bon che mantenesse le stesse caratteristiche, che fosse veloce da fare, che si facesse al microonde, che mentre il riso si cuoceva poteva dare la possibilità a chi lo cuoceva di stare conviviale con gli amici e continuare a fare quello che stava facendo. Bene, dopo questa sciocchezza della convivialità, noi ci rivediamo sempre qui. È una cosaccia. Ma sulle vostre tavole. Ciao, ciao, buon Sake Bon a tutti. Don in testa.